Ciao a tutti ragazzi, un nuovo video. Oggi siamo a testare i pattini della Powerslide, il modello Tao, nel free skate, perché lo voglio utilizzare un po' per paragonarlo al Delta F. È un pattino che vedete poi nel canale perché a me mi fa un male cane ai piedi. Infatti già ora che è una mezz'oretta li sto usando, sto morendo dentro, si vede? Allora, andiamo a fare un po' di... non si vede giustamente, mi prendo in giro da dietro, brave. Comunque, fare un po' di trick nuovi con lo zaino. Sto guardando una patinatrice messicana, tedesca, francese, che fa dei trick carini con lo zaino e li ho copiati spudoratamente. Adesso vi parlo un po' di questo pattino. Pattino in carbonio, telaio 3x90 in assetto flat in questo momento qui. Sono anche molto curioso di provare a fare free skate con questo assetto. Beh, per adesso non perdiamoci in cianci, andiamo a provare un po' di trick sullo zaino, un po' alla pista e poi ci spostiamo in paese. Andiamo! Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile, cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same, all you can do is play the game. Ok ragazzi, adesso ci spostiamo in pesa e faremo dei trick, mentre andiamo in pesa e poi vedremo se da sto già morendo di dolore. Andiamo! Life kept spitting at my feet and forced me down a dead end street when all I had went up in flames, burning only dark remains. Ci siamo ragazzi? E me ne vado! Allora ragazzi, una cosa notata sul tre ruote nel free skate è proprio il fatto che avendo tre ruote non dovevo fare gli agganci e va a toccare la centrale, è molto facile rischiare di cadere all'indietro e in avanti. Sarebbe figo riuscire comunque a ruotare con terza ruota. Però ecco, solamente mentre va a aumentare di difficoltà in parecchi trick da free skate. Però dai, vediamo se un po' sta in pede puro. Ragazzi, avete visto le immagini? Direi che sta nel free skate col tre ruote sulla pista, tanta roba, slide e reattività sul pattino mi è piaciuta. In paese ni. Il terruote l'ho trovato spinto al massimo con la SEO 3 da 90, veramente molto molto nervoso, velocissimo, ma comunque sia tosto da utilizzare. A livello di agganci con il pattino inclinato, avendo solo tre ruote dovevo agganciare o dietro o davanti e non ero mai centrale sul piede. In realtà è veramente figo riuscire però magari a ruotare sulla ruota di mezzo per essere velocissimo nei dei passaggi. Lo consiglio un tiro di fare free skate. Allora, se cercate un trick nervosi, trick velocissimi, sì, ti rende molto dinamico fare trick e la ruota più grande ti dà un po' di vantaggio anche nella precisione. Però secondo me la sicurezza da un 4x80 non ci arriva neanche un 3x90. Devo dire che mi sono divertito, il Tao è una scarpetta fenomenale a livello di performance sul piede. L'unico difetto è che a me dopo un'ora mi fa veramente male, cioè avevo quasi il piede spaccato. Che dire ragazzi, io spero questo video di free skate puro vi sia piaciuto. Fatemi sapere come trovate alcuni video, io sono in consigli pietose perché devo andare a dormire.
E detto questo, io ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, la campanina, e fammi sapere te cosa ne pensi del Tao. E vediamo se il Delta F sarà in grado di battere il Tao nel fare freestyle. Sarà una sfida veramente dura. Ciao, iscriviti per non perdere un nuovo video. Ciao!